Abbiamo passato a setaccio tutto il materiale presente nella cassetta. Come immaginavamo, i Luttazzi hanno fornito liquidità a Pantheon con il casino, tenendosi una percentuale. Abbiamo ciò che ci serve. Registri di bonifici a un laboratorio nel sud dell'Iraq, diretti a Mattia e Gusev. Avviseremo Adler, così potrà indagare. Non c'è tempo. Ma se catturiamo l'esperto di armi biologiche di Pantheon, faremo cadere il castello di carte. Io. Senti, lo sai che qui siamo a Washington e non nel cazzo di Alaska? Torre qui al piede. Silenzio. Chi va con lo zoppo? Abbiamo un problema. Case, Felix. Dopo di te. Ne parliamo dopo. È Adler. Ripeti? Marshall, è sparito. Spiegati. Il laboratorio è vuoto e Gusev è fuggito. Siamo fregati. Non ancora. Dentro c'era ancora uno scienziato con un campione della culla. Come quello che abbiamo preso al palazzo. E? È seguita una piacevole conversazione. Quanto piacevole? Beh, quell'aeroporto è una zona di guerra. Anche partendo subito, ti raggiungeremo. Ho un mio contatto del Sentcon nell'area, ci aiuterà. Speriamo. Beh, se partissimo entro un'ora saremo lì domattina. Chiudo. Case, prepariamoci. Dormiremo un po' durante il volo. Oggi sei stato davvero grande. Finalmente, il leggendario Felix Neumann in azione. Sì. C'è qualche problema? Devo fare una confessione. Non sono esattamente un prete, Felix, ma ti ascolto. Mi pento profondamente delle mie azioni al casino. Sempre per quella faccenda della non violenza. Sì. Ma poi ho visto quei criminali dei Luttazzi picchiare un indifeso senza alcuna pietà. Una semplice e pura sopraffazione. Laggiù nessuno è innocente. Poi, imbattendomi in quella guardia fuori dal cavò, ho perso il controllo. In lui ho visto incarnato tutto ciò che ho deciso di rinnegare. E l'ho punito. Bene. Forse si sarebbe meritato anche di peggio. Ma se fallisco nei miei propositi, non sono meglio del nemico che intendiamo fermare, ya? Risparmia la pietà per le vittime. Tu hai fatto quello che serviva. No. Ho reagito per catarsi, per autoindulgenza. Arrow e Pantheon non si faranno sconfiggere a parole dolci e pacche sulle spalle. C'è sempre una scelta. Se vale. Non sempre.
Forse è il caso che ripensi alle mie priorità. Notizie da Livingstone? No, ma Felix gli ha mandato tutto quello che sappiamo su Arrow e Pantheon. Arrow forse ha ancora la sua fiducia. O forse no. Ma ancora non si fida di noi. Chi cazzo lo sa? In ogni caso avrei sudori freddi. Ehi, presto farò le valigie. Io dico di no, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Jane non ha cercato di proteggerlo, ha voluto tenerci sulle sue tracce. Quell'arma biologica è strana. Tu l'hai subita, ma chiaramente non aveva la stessa potenza che ha adesso. Secondo me hanno in mente di fare qualcosa di eclatante. Qualcosa che spaventerà tutti a morte. Sarà interessante, poco ma sicuro. Ehi, come procede? È strano, sai. Anche se riuscissimo a uscirne puliti e vivi, non potrei tornare alla vita di prima. Quello che abbiamo qui, questo team, è un covo di matti, ma mi piace. No, però ancora non l'ho detto a nessuno. Il figlio di Mason. Voglio prendermi cura di lui, crescerlo. Lo devo a Mason. E suo figlio è un bravo ragazzo, David. So che un giorno diventerà qualcuno. Forse. Voglio almeno fare un tentativo. Al ragazzo servirà qualcuno. Ma certo, goditi il Kuwait.
Sì, ore 9. Capitano Simpson. Non adesso. Sapevo che stando all'inferno avrei visto il diavolo. E com'è? Come mi aspettavo. Ho lasciato Langley per colpa tua. Te lo ricordi? Comando centrale, eh? È una cosa come un'altra. Senza ambiguità. Forse dovresti provarlo. Oh no, è tardi per me. Ci puoi portare da Gusiev. Molto vicino. Ma Doc, lo faccio per me. Ora ho preso un'altra strada. Avuto ciò che volete, mi tiro fuori. Sei il secondo che lo dice questa settimana. Signore, dammi la forza. Raduna tutti. Tra 5 minuti. Aspetta, Case. Adler è a caccia, ma abbiamo sempre delle regole. Spero che le seguirai. Andiamo! Gli attacchi aerei stanno finendo. Tocca a noi. L'ingresso è sul lato opposto del parcheggio. Andiamo. Ecco l'ingresso del terminal dell'aeroporto. Ci hanno aperto un passaggio. Contatto! Cecchini sul passaggio sopraelevato! Colpi di mortaio! Devono sparire! Cecchino, al riparo! Quelli sono sistemati. Resta una squadra di mortaisti. Case, colpisci i mortai!
ultimi. Area in sicurezza. Entriamo in quel terminal. Dobbiamo entrare. Il terminal è più avanti, Case. Andiamo! L'aereo di Gusiev è dalla parte opposta del terminal. Abbiamo ancora molta strada da fare. Giusto, sberghiamoci. Alla vihaja sembri da fira! La coppa delica il Maken. Alzano le difese. Potremmo aggirarli. Aggirarli. Apriamo quel cancello. Ne abbiamo ammazzati un mucchio. È un problema? Spero ne valga la pena per questo Gusiev. Come? Dobbiamo trovare Gusiev prima che spicchi il volo. Muoviti, Gusiev non deve fuggire. Scienziato! Ehi!
il cancello. Ne abbiamo ammazzati un mucchio. È un problema? Spero ne valga la pena per questo Gusev. Contaci. Fumogeni, indietro! Arrivano altri, andiamo! Sono tantissimi. Vogliono dare a Gusev il tempo di fuggire. Thank you.
Kusiev non deve fuggire. Dobbiamo trovare Gusiev prima che spicchi il volo. Allora andiamo al gate. Adler, situazione? Quasi all'aereo di Gusiev. È ancora al gate. Qui ci sono feriti. Avanzare con prudenza. Sembrano disarmati. Occhio. Arciuco! Zaiduni! Padre! No, stava prendendo un'arma. Era disarmato. Abbiamo regole, Adler. Possiamo tornare alla missione. Incredibile. Munizioni sul bancone, riforniscite. Muoviti, Gusiev non deve fuggire. Nemici negli uffici, vuota volta! Sanno. Nemici! Avanti! Andiamo al gate. Siamo fuori dall'aereo di Gusiev. Forza!
siamo quasi all'aereo. Siamo fuori dall'aereo di Gusia. Forza! L'aereo non può decollare, è bloccato tra noi e la linea dei carri. Marshall, stiamo per salire a bordo. Bene, prendetelo e andate, prima che arrivi la coalizione. Perlustra la cabina. RC, attenzione! Imboscata! Nemici più avanti, fuoco! Dai, Case, dobbiamo setacciare l'aereo. Occupiamo la cabina e troviamo... Attenzione agli RC nemici! Via libera. Gusev non c'è. Sarà nella cabina di pilotaggio. Case, vai. Andiamo. Libero. Non è l'aereo di Gusev. Ci hanno fregati. Marshall, dobbiamo trovare Gusev. Mi metto a cercarlo. I carri stanno arrivando. Trovato, fuori dal Terminal 3. Lo portano a un aereo da carico militare. Terminal 3 è dall'altra parte dell'aeroporto, Doc. Possiamo tagliare per la pista. Ma che cazzo dici? Quei carri armati... Che facciamo? La pista o addio Gusia. Se restiamo qui, siamo morti. Odio quando ha ragione. L'aereo da carico di Gusev è dall'altra parte della pista. Così finirai per farti ammazzare. Non possiamo arrivarci in tempo. Mi inventerò qualcosa. Seguimi. La pista è sotto tiro. Dobbiamo andarcene. Attenzione, elicotteri della coalizione in arrivo da est. Ci avrei scommesso. Case, andiamo.
l'unico modo. Lucia sta scappando. Questo T-72 è un bersaglio per i carri della coalizione. Fanculo, sarò polverizzato dai miei stessi carri armati. Adler, vedo un T-72 lanciato sulla pista a una velocità pazzesca. Peccato, siamo noi. Ok, mantenete la direzione per intercettare l'aereo di Kuchev. Distruggi quegli RPG. Punta dritto al terminal, vai! Il terminal, Case! Come quella volta ad Anand, Sims? Grave il casino anche quello! L'aereo di Kuchev sta rullando verso la pista! Finalmente possiamo parlare! No! Sono stato costretto da Pantheon! Minacciavano la mia famiglia! Tu te la bevi, Sims? No, probabilmente è una sceneggiata. Useremo la nostra macchina della verità! Case, fallo parlare! Jane Arrow mi ha dato un agente biologico, la culla, da un laboratorio americano! Pantheon mi ha chiesto di renderlo contagioso, più violento. Le vittime si uccidono a vicenda, come bestie. Arrow, con chi altri lavora? Daniel Livingstone. Mai sentito nominare. Hugo! Non lo so, perché dovrebbero dirmelo? Stai mentendo. No, no, lo giuro. Quelli mi dicono solo lo stretto necessario. Case? Ti ho detto che non lo so! Ti prego, devi credermi! Stacca la spina, Case! No, no, basta! Non conosco il bersaglio, ma posso dirti dov'è l'arma! Sentiamo. Vorkuta, un ex carcere russo, diventato laboratorio di armi biologiche anni fa, prima che venisse chiuso. Ma lì dentro c'è tutto il necessario per mettere la culla in produzione. Non bastare. Puoi sbarazzarti di me. Cosa? No! Basta! Ci ha detto quello che sa. Con l'età ti stai rammollendo, Sims? Tu hai i tuoi metodi, io ho i miei. Ora Gusev è sotto la mia custodia. Marshall, hai sentito tutto? Affermativo. Vorkuta è la chiave. Dirò agli altri che ci andremo subito. Se la culla uscisse da lì, Pantheon potrebbe usarla dove e quando vuole, facendo milioni di vittime. Dobbiamo agire.